早上好，中国，现在我有冰淇淋。早。Il giorno in cui vedete questo video, io sarò a Roma. E voi vi chiederete, ma a noi che cazzo ce ne frega? Esatto, come avete letto dal titolo, questo video è molto stupido. Essendo che io ho il T-Word Pass, ovvero la parola enorme, sono già avvantaggiato. Innanzitutto devo imparare la lingua dei nativi. E poi chiederò a qualcuno di Roma di chiedermi come sopravvivere. Potrei scegliere tra gli youtuber di alto spicco come Ciccio Gamer, ma non mi risponderà mai. Quindi ho deciso di chiedere a Totta. Mi risponderà? No. Comunque, per imparare la lingua degli abitanti della Roma bisogna immedesimarsi uno di loro. Avendo visto youtuber con la cittadinanza della Roma ho capito più o meno il linguaggio tradizionale di quel luogo. Passiamo alla parte importante del luogo, ovvero il messaggio che devo inviare a la Totta. Mi risponderà? Non lo so, c'è tempo fino a 24 23 all'università, c'è tempo fino a 23 marzo per scoprirlo, quindi prima lo invio a mail. Voi adesso vi chiederete perché sono ancora bel deficiente che sono, mi sono dimenticato di scrivere il messaggio a Totta. Ho avuto 10 giorni. Non è vero, ho aperto oggi il... Sì. Quindi sono andato su Google. E ho cercato come sopravvivere a Roma. Bene, la prima pagina che ho trovato, sì, ho letto molte cose in pratica, solamente sul traffico, gli uffici che non funzionano, il Vaticano che rompe i coglioni, cose costano troppo, i servizi comunali che non vanno, ma in pratica sono tutte cose che si vengono a scoprire da YouTube. Per esempio i video degli amichetti in cui Totta si lamenta. Vabbè, queste cose si vengono a scoprire anche dai meme, quindi... Nel secondo sito ci sono delle cose principali da date. Se non hai prenotazione ti attacca il cazzo. Se vai a piedi senza piani ti attacca il cazzo. Se devi stare attento all'abbigliamento, perché non puoi entrare in luoghi religiosi abbigliato come vuoi, perché ti arrestano le guardie svizzere. Che bello, Roma. Poi cos'altro c'era? Non fermarsi a quei cosi bar ambulanti che te truffano. Poi cos'era? Non devo entrare dentro il fontano, ovviamente. Non prendete mai un caffè a Roma. Che ovviamente non ti avvicinare agli sconosciuti perché sono truffatori. Non puoi fotografare l'esercito perché cazzo sei un coglione, brutta testa di minchia. Quindi quindi riuscirò a sopravvivere a Roma? Lo vedete nel video che uscirà il... marzo. Quindi il video finisce e ci vediamo nel prossimo video in cui sopravviverò o no a Roma. E non perdetevi il prossimo video, sopravviverò o no a Napoli.